Dunque, sì, inevitabilmente sì, come dicevo prima, essere banalmente in classe con il professore lì significava tassativamente dover vivere delle cose simili, significava dover sentirsi fare battutine sul seno, sul sedere, sulla propria vita sessuale, bisognava tassativamente dover passare da quelle cose banalmente essendo in classe con lui. La goccia che diciamo ha fatto traboccare il vaso è stato un confronto con dei miei ex compagni ed ex compagne, in cui è venuto fuori che dopo tantissimi anni, tristemente, la preside continua a tutelare questo professore e a sabbiare tutte queste situazioni. Ma scusa per essere chiari, poi ascolteremo, abbiamo tentato anche noi di parlare con la preside. Quando tu dici, è un'accusa molto forte quella di voler insabbiare come preside una situazione, a che cosa ti riferisci? Cioè, che cosa sapete? Anche tu stessa avevi parlato con lei? Prego. Io non avevo parlato con lei, ma una mia compagna di classe sì. Era andata a denunciare le numerosissime battutine sul suo seno, che erano fondamentalmente le stesse che erano rivolte a Jennifer, però ad una compagna della mia classe. E la preside, in sintesi, aveva inizialmente sminuito tutto, applicando una violenza che in gergo viene detta prima victim blaming e poi gaslighting. Aveva ridimensionato tutto ciò che lei viveva, dicendo che banalmente erano delle battutine che lei non sapeva scherzare. Ecco, scusa, Soltanto successivamente. vogliamo ripetere queste battutine, se si può, nei limiti, questi atteggiamenti di questo professore, ripeto, poi sarà la magistratura a chiarire, però è importante per far capire che cos'erano questi atteggiamenti. Allora, se si stava ad esempio parlando della funzione seno e della funzione coseno, c'erano tantissimi riferimenti al seno della ragazza. Molto spesso si arrivava addirittura a parlare della vita sessuale della propria mamma, della propria zia, della propria nonna e di tutta la famiglia. Se una persona era leggermente, non lo so, più chiusa a livello relazionale e sessuale, veniva etichettata suora. Al contrario, si facevano delle allusioni alla sua vita sessuale con dei nomignoli tipo Panterona. Le persone che più ispiravano tenerezza diventavano polpettine e molto spesso il professore diceva, se noi chiedevamo di andare in bagno, che dopo 5 minuti ci avrebbe raggiunto lì.